Da quando è arrivato anche su dispositivi mobile, PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile ha all'attivo 50 milioni di giocatori al giorno e più di 1 miliardo di download in totale. Più di 10 differenti modalità di gioco in singolo, duo o squadra come Weapon Master, Arcade, Sniper Training, Team Deathmatch in prima o terza persona e la più conosciuta, la modalità Battle Royale. Tanti nuovi aggiornamenti periodici e collaborazioni tra cui quelle con Spider-Man, Jujutsu Kaisen, Evangelion e Dragon Ball Super. Nusa è la nuova mappa disponibile dal 13 settembre 2022, la più piccola mai creata, ottimizzata per sessioni di gioco brevi ma intense, fino a 20 volte più intensa delle altre Battle Royale. Isola turistica nei tropici, Nusa è anche piena di materiali e nuovi contenuti come case da incendiare, contenitori d'acqua da distruggere, buggy da guidare e tanto altro. Scaricate PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile e provate la nuova mappa Nusa. Scaricandolo gratis sosterrete enormemente il nostro canale, di questo vi siamo enormemente grati in anticipo, anche perché il nostro canale si basa proprio sugli sponsor per poter finanziare progetti della Madonna che quando arriveranno direte: cavolo, ho fatto bene a scaricare gratis quel gioco per fare un favore a Raiden e Midran. Nel frattempo ho provato la nuova mappa Nusa e mi sono divertito. Spero apprezziate la sincerità e grazie. E adesso ritorniamo al nostro video. Allora, signore e signori, questa settimana chiaramente è stata scossa dalla notizia della chiusura totale per sempre di Google Stadia, o Stadia, o come cazzo si chiamava, tanto ormai non ha più alcuna importanza. Fatto sta che ci sono dei retroscena, di quelli che farebbero sorridere se non fossero cose gravi nei confronti di dipendenti e sviluppatori che stavano lavorando al progetto Stadia. Anzitutto sembra che Phil Harrison abbia annunciato la chiusura di Google Stadia solo 45 minuti dopo averne dato notizia ai dipendenti. Allora, avvisare i dipendenti della chiusura di Stadia. Ragazzi, Google Stadia sta chiudendo. Oh, io l'ho detto, se non mi sentite non è colpa mia, anche se effettivamente siete a 10 km in questo enorme ufficio di Mountain View. Mannaggia. E sembra che non siano stati avvisati neanche diversi sviluppatori che erano al lavoro su dei giochi sviluppati anche per Stadia e per i quali già preannusavano un odore di soldi derivanti proprio dall'acquisto su Google Stadia, che però non ci sarà più. Inoltre apprendiamo dell'immenso acume di Phil Harrison anche da un'altra notizia, ovvero sembra che proprio Harrison abbia rifiutato un progetto di Hideo Kojima, quindi niente po' di meno che il maestro genio supremo assoluto Hideo Kojima, che poi sarebbe andato da Microsoft a proporlo, ovvero quel progetto horror che utilizzerebbe il cloud, però single player, che potrebbe appunto essere quel progetto che Kojima starebbe sviluppando con Microsoft in esclusiva per Xbox. E questo perché? Perché secondo Phil Harrison nell'entourage di Stadia tutto, i progetti single player non avrebbero proprio senso di esistere, ma soltanto multiplayer. E per finire in bellezza la rassegna di notizie post-mortem su Google Stadia, ricordiamo che 2 mesi fa proprio Stadia era intervenuta su un tweet, che poteva anche non farlo perché era un fan qualsiasi, promettendo che Stadia non avrebbe chiuso, anzi, vedrete quali novità ci saranno. Chiuderemo. Ma come hai detto che non chiuderemo? Ubisoft, non volendo rubare tutte le vendite a God of War, ha deciso di rimandare di nuovo Skull and Bones e non di poco. Il gioco basato sui combattimenti navali uscirà definitivamente, si spera, il 9 marzo 2023 su PC, PS5, Xbox Series X ed S, Amazon Luna e Stadia. Cioè Stadia ormai no. CD Projekt Red sta festeggiando i 20 milioni di copie vendute per Cyberpunk 2077, un risultato veramente pazzesco per un gioco single player. Sicuramente l'uscita della serie Edge Runners ha fatto il suo, e inoltre non dimentichiamo certo che almeno 13 di questi 20 milioni erano stati venduti prima ancora del lancio, grazie al marketing fuorviante, ma siamo comunque lieti che il gioco sia stato aggiustato in questi 2 anni. Chissà che successo clamoroso sarebbe stato se fosse uscito mantenendo tutte le promesse sin dal lancio. Abbiamo parlato, straparlato, della notizia sui leak su GTA 6. Sembra che infatti il leaker sia stato incarcerato, come abbiamo detto la scorsa settimana, quindi queste notizie si sono esaurite. Ma è saltato fuori, sempre secondo le informazioni di cui sarebbe entrato in possesso proprio l'hacker leaker di cui abbiamo già parlato tanto, che GTA 6 sarebbe costato 2 miliardi di dollari. Ora,
Non è chiaro se siano 2 miliardi di dollari in totale, compreso anche il periodo di lancio, e quindi siano stati messi da parte 2 miliardi di dollari per il progetto GTA 6, oppure se 2 miliardi di dollari siano quelli spesi finora, il che sarebbe incredibile. Ricordiamo che GTA 5 è costato qualcosa come 265 miliardi di dollari circa, e ne ha fruttati oltre 800 solo nelle prime 24 ore del lancio del gioco. Quindi ci sta che un'azienda come Rockstar Games voglia investire così tanto per poi rifarsi praticamente in 4 o 5 giorni? E non sono neanche così d'accordo con chi sostiene che questa non sarebbe una buona notizia, perché troppi soldi, mamma mia, dove si arriverà? Perché effettivamente nell'ambito dei videogiochi mai come adesso si sta diversificando, con indie di vario genere, di vario budget, con doppia A, tripla A e addirittura si parla di quadrupla A, e potrebbe essere questo un titolo quadrupla A. Quindi lasciamo spendere soldi a chi può e vuole spenderli, soprattutto se questo ci porterà tanta qualità made in Rockstar Games. Perché ormai da GTA 6 ci attendiamo tantissimo, non voglio metterti pressione, cara Rockstar Games, ma sì. Stando agli annunci di From Software, sembra proprio che il team di Elden Ring abbia in cantiere un nuovo Armored Core. Infatti lo studio sta ricercando qualcuno che possa disegnare dei mech. D'altro canto, anche altri indizi in passato hanno lasciato pensare ad un ritorno della serie, magari proprio con il sesto capitolo. Secondo l'insider e giornalista Tom Anderson, sarebbe imminente l'annuncio di un nuovo Need for Speed dal titolo Unbound. Secondo Anderson, il gioco sarà presentato già ai primi di ottobre e dovrebbe uscire già a dicembre di quest'anno. Vabbè, Tom, ormai mancava poco. Potevi flexare meno di sapere le cose e lasciarci almeno la sorpresa, no? E proprio nella settimana di chiusura di Stadia, Netflix ha comunicato di essere al lavoro sul proprio studio di sviluppo di videogiochi, che sarà istituito in Finlandia, ad Helsinki in particolare. Il director del nuovo team sarà Marco Lastikka, che ha già lavorato per Zynga ed Electronic Arts, due aziende per nulla interessate ai soldi degli utenti e che non mettono affatto in primo piano le microtransazioni. Detto questo, non sappiamo se il team dedicato allo sviluppo di esclusive videoludiche Netflix si dedicherà soltanto a produzioni mobile o a produzioni più grandi, magari anche per l'ambito PC o console. Fatto sta che per adesso la prendiamo, la mettiamo nel cassetto come una buona notizia, che però si evolverà nel corso degli anni, oppure no. In un podcast il giornalista Imran Khan ha affermato che Microsoft avrebbe discusso con alcuni grossi editori giapponesi per un'acquisizione e sarebbe interessata anche a piccoli studi di sviluppo. Ovviamente non c'è niente di certo, si tratta solo di un'affermazione di un giornalista, ma secondo voi, pur parlé, quale sarebbe questo grosso editore giapponese e questo piccolo studio di sviluppo a cui sarebbe interessata Microsoft? E dopo Logitech G Cloud presentata la scorsa settimana, arriva un'altra console per i giochi in streaming, Razer Edge 5G, che però è stata annunciata come la prima console in cloud con connettività 5G. Sarà presentata ufficialmente il 15 ottobre 2022 da Razer e a quanto pare monterebbe un system on a chip Snapdragon G3X Gen 1, che non è malaccio, attenzione, non è malaccio, ma se si propone come console per il cloud, effettivamente non è neanche così importante, come non era importante nel caso di Logitech G Cloud. Ciò che è importante è il prezzo, in questi casi sì, perché altrimenti la gente continua a giocare col telefono. Annunciato questa settimana Wild Hearts, una sorta di Monster Hunter sviluppato da Omega Force e pubblicato come EA Originals. Il gioco previsto per PC, PS5, Xbox Series X ed S uscirà il 17 febbraio 2023 e un nuovo trailer esteso sarà mostrato il 5 ottobre. A partire dal 6 ottobre saranno gratuiti per una settimana su Epic Games Store il platform Roguelite Rising Hell e un altro titolo dalle tematiche simili, Slain Back From Hell. E adesso il momento delle news della settimana preferito da tutti, in particolare da Hideo Kojima, che ci saluta. Minasan, konnichiwa, Kojima Hideo desu. Boku wa ima desu ne, game no seisaku, game no shinsaku ni torikundo orimasu ga. Avete visto che salto di qualità, eh? News sarà. Super Mario Bros. 5 non è mai esistito? Forse sì. Un utente, tale Metroid Mike 64 alias Mikey Mike, l'ha creato su Super Mario Maker 2 su Nintendo Switch. 40 livelli, 8 mondi completi per un totale di circa 4 ore di gioco. Nintendo si è già informata se può fare causa anche a qualcuno che ha creato un gioco su Super Mario con Super Mario Maker 2. Occhio, perché si è già informato.
E sempre a proposito di Super Mario, in particolare del film su Super Mario, Chris Pratt diventa il protagonista anche del remake 3D. L'autore è tale Reimagined Games, che ha pubblicato un trailer e un video di gameplay. Sembra una di quelle cose che da un lato sono bellissime e dall'altro fanno super cacare a spruzzo. La notizia ha tenuto banco su tutti i siti italiani di videogiochi e non. Giorgia Meloni, la madre, si scaglia contro il reddito di cittadinanza perché sarebbe utilizzato dai giovani diciottenni soltanto per giocare ai videogiochi. Siti e siti e siti italiani indignati per questa notizia che non fregava un c***o a nessuno. Posso dire una cosa? Ma chi se ne fotte della madre di Giorgia Meloni? Ma dirà quello che vuole? Possibile che ogni volta che ci sono di mezzo i videogiochi dobbiamo scattare, dobbiamo partire in quarta accusando tutti? Ma dico, ma dai, dai! E comunque sti cazzi! Oh, e che... Grazie. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita preferenza. Ci vediamo lunedì alle 21 per Contro News in live, e non stasera perché siamo impegnati in trasferta e non riusciamo ad esserci, a meno che non organizziamo qualcosa IRL, chi lo sa come fanno i giovani, magari andiamo in giro per Milano ad insultare qualcuno. Spoiler, non lo faremo, forse sì. Alla prossima.